l'inizio di un tour che toccherà tante città, che toccherà tante piazze. Il concetto è semplicemente uno, la prevenzione. Lo continuiamo a dire, lo diciamo spesso, ci sono tante iniziative, queste sono assolutamente fondamentali per contrastare, ahimè, un male che nella nostra regione vede anche dei numeri purtroppo importanti. Però credo che quest'ultimo mese di prevenzione si inserisce in un percorso decisamente più ampio, un percorso che stiamo portando avanti da tempo, che ha visto realizzare in Regione Lombardia cose assolutamente importanti. Pensiamo per esempio alle Breast Unit che stiamo e che si stanno via via costituendo nei principali ospedali di Regione Lombardia. Questo è sinonimo di attenzione, di garanzia, di certezza per le donne, di certezza per le donne che purtroppo si trovano a fronteggiare questo problema, però hanno la certezza di non essere sole. Nel tempo ci ha raggiunto anche l'assessore Gallera, ottimo. Donne che hanno la certezza di non essere sole, di poter essere prese in carico, di poter entrare in un centro dove tutto gli viene offerto e sanno di poter avere tutta l'assistenza necessaria, che va dall'assistenza medico-sanitaria ma anche a tutto il corollario di necessità che vengono offerte, di cui una donna si trova ad aver bisogno in questi momenti. Pensiamo agli interventi, pensiamo alle Breast Unit, però pensiamo per esempio agli interventi che abbiamo fatto anche per il finanziamento per l'acquisto delle parrucche. Anche vi dicevo, quello che stiamo cercando di trasmettere, di far passare davvero una cura a tutti quelli che sono i bisogni di una donna, perché sicuramente partendo dalla prevenzione, la prevenzione è lo strumento principe in questo percorso. E anche qui risaliamo nel tempo, torniamo indietro di qualche anno fa, il Consiglio regionale l'ha approvata prima e poi è stata recepita dalla Giunta, l'esenzione dal ticket per le donne che hanno una familiarità con questa patologia e che quindi possono accedere gratuitamente ad ulteriori screening genetici, perché sapete bene che non devo dirlo a voi, c'è una percentuale ovviamente che ha una connotazione genetica, e quindi ipotizzare di effettuare degli screening gratuiti anche in questo caso e quindi esenti dal ticket per individuare questo gene e, se è il caso, trattare la persona in modo appropriato con tutta una serie di misure di prevenzione rafforzate e adeguate, è sicuramente anche questo un aspetto importante. Quindi da quello, dalle Breast Unit, dal contributo per l'acquisto delle parrucche, oggi ancora tanta prevenzione in tutte le nostre piazze, e io sicuramente vi verrò a trovare in una di queste occasioni, perché è una cosa fondamentale. Prevenire vuol dire poi a cascata avere solo numerosi ulteriori benefici per tutti noi. Benefici per le donne che si sottopongono alla prevenzione, che decidono di investire il loro tempo, perché pensare di investire nella prevenzione oggi vuol dire poi migliorare la qualità della vita non solo della donna che oggi decide di avviare un percorso di prevenzione e comprende qual è il significato di prevenire, ma a cascata è un percorso virtuoso per tutti, perché è innegabile che alla fine anche le istituzioni, Regione Lombardia, la società in genere, ci sono poi dei risvolti, non prendetele in senso negativo, ma dei risvolti anche economici, perché nel momento in cui si attua una prevenzione e la prevenzione è fatta come si deve, non siamo qui a parlare banalmente di risorse o di risparmi, ma è evidente che prima si interviene meglio è per tutti, ed è innegabile che a livello anche economico, sociale, culturale, di impatto di quella che è, ahimè, questa malattia, non ci possono essere altro che benefici sotto tutti i punti di vista. E allora cerchiamo il più possibile di puntare in questa direzione, cerchiamo di ampliare le fasce che possono sottoporsi a degli screening preventivi, cerchiamo di ampliarne le fasce di età, cerchiamo di coinvolgere sempre maggiori utenti, e poi cerchiamo di dargli un percorso che sia completo a 360 gradi, perché l'aspetto delle cure, l'aspetto sanitario è sicuramente fondamentale, la fa da padrone, ma poi ci sono tanti aspetti collaterali che hanno altrettanta importanza, che meritano la nostra attenzione, che devono essere messi a disposizione delle donne per consentirgli di affrontare questo percorso, per consentirgli di affrontare quello che stanno vivendo
davvero sotto tutti i punti di vista, anche perché no, psicologici, emotivi, relazionali e tutto ciò che ne consegue. Quindi credo che da questo punto di vista anche da donna ci sia un'estrema vicinanza di Regione Lombardia che cerchiamo di manifestare in ogni modo, ma con voi al nostro fianco che ci indirizzate anche costantemente e continuamente su quelli che devono essere i nostri interventi, si può arrivare a risultati importanti. Grazie.